Bene, allora cominciamo con prendere in esame un problema. Il problema è calcolare la somma di due numeri. Che chiameremo A e B. Quindi supponiamo che A sia uguale a 1 e B uguale a 10. A questo punto facciamo la somma, cioè A più B, che è uguale a 1 più 10, e il risultato è 11. Ok? Allora, questo è un problema matematico che si fa all'asilo, alla scuola elementare, non lo so, alla scuola elementare. E normalmente A e B sono dati. Diciamo che sì, quello l'incognita, cioè quello che noi dobbiamo trovare è la somma. Bene, questo è il modo in cui ragioniamo noi. Supponiamo di voler far fare questa stessa operazione banale ad una macchina, ad un calcolatore. Il calcolatore non ha la nostra capacità di ragionamento. E bisogna dirgli passo passo cosa deve fare. Attenzione, perché io ho usato le lettere A e B? Per rendere questo problema un problema generale. Quindi, una volta che io so come fare il calcolo di A più B, lo posso applicare a qualunque coppia di numeri. Funziona con A che vale 1, B che vale 10, con A che vale 100 e B che vale 2 e così via. Quindi A e B mi permettono, questi nomi mi permettono di andare a spiegare a qualcuno come fare un calcolo senza dover, fare l'esempio specifico, ma generalizzando. Ora, che cos'è che deve fare un computer? Beh, prima di ragionare su quali sono i tassi che deve fare una macchina, e attenzione, non li fa da sola, ma bisogna che ci sia un programmatore che dice cosa fare, e quindi un programmatore che scrive un programma apposito, andiamo a vedere come è fatto un computer, ma non dal punto di vista hardware, ma dal punto di vista del suo funzionamento. Quindi vedremo un modello astratto di un computer. Con nome e il nome di colui che ha proposto questo modello diversi anni fa. Vedete, qua non è rappresentato un computer reale, non ci sono schede di memoria, non quello che siete abituati magari a vedere. Ma c'è un modello, un'astrazione del computer che spiega il suo funzionamento. Secondo il von Neumann, questo modello è attuale anche oggi, perché effettivamente i computer seguono ancora questo modello. E secondo von Neumann, un computer è costituito da un blocco di elementi centrali, diciamo, interni, e alcune periferiche esterne. Qua sono esplicitate, ma nel disegno originale erano definite solo periferiche. Nella parte centrale del computer, quella che praticamente noi non vediamo perché sta all'interno, ci sono una memoria, qua indicata con RAM, con la memoria centrale. Che cosa contiene la memoria centrale? Contiene i programmi che andiamo ad eseguire e anche i dati. Quindi nel nostro caso dovrà contenere le istruzioni che permettono di fare la somma più i dati A e B e anche il risultato, la somma vera e propria. Inoltre, all'interno del computer troviamo anche questo insieme di unità funzionali che prende il nome di CPU. La CPU contiene diversi elementi elettronici e i quali permettono di eseguire le istruzioni.
Qui abbiamo un'unità di controllo, quella che manda in giro i segnali. L'unità di controllo UC che cosa fa? Vedete che qui c'è una linea che viene detta bus interno. Il bus, immaginatelo come è una, non immaginatelo, è proprio un elemento che permette ai segnali di viaggiare tra i vari componenti. Quindi l'unità di controllo è quella che invia, appunto, controlla l'invio dei segnali ai vari elementi per risvegliarli, per dirgli forza, adesso tocca a te, vai, no? Quindi per dare un impulso a ciascun elemento per fare il suo proprio lavoro. Abbiamo anche all'interno della CPU abbiamo alcune memorie, in particolare i registri, e poi la cache. È una memoria particolare molto veloce. Adesso non sto a descrivervi, o posso anche dirlo, ma non vorrei complicare l'argomento. Le memorie cache sono delle memorie molto veloci, ma molto costose rispetto alle memorie realizzate in tecnologia RAM. Sono delle memorie tampone, ossia qua dentro si tengono i dati più frequentemente utilizzati. Quindi non contengono tanti dati, però contengono i dati più frequentemente utilizzati. Perché? Adesso vediamo perché. I registri interni sono ancora più piccoli e ancora più veloci. E poi c'è questo blocco che si chiama ALU, unità aritmetico-logica, che contiene tutta la circuiteria che serve per fare i calcoli e per andare a valutare le condizioni, le espressioni condizionali. Ma è maggiore, uguale, minore? Diverso e così via, espressioni logiche, so. LAND, LOR. Questi due unità funzionali, la CPU e la RAM, devono comunicare tra di loro perché la CPU deve andarsi a prendere un'istruzione alla volta dalla RAM, eseguirla, prendere anche i dati li mette nei suoi registri interni, fa le sue elaborazioni. E poi eventualmente restituisce qualcosa, va a memorizzare qualcosa di nuovo in memoria. E allora queste due unità funzionali devono comunicare tra di loro e lo fanno attraverso una cosa che si chiama base di sistema. Perché c'è bisogno di una memory cache? Perché la comunicazione tra la CPU e la RAM viene molto rallentata dalla RAM. Sono due tecnologie diverse. La RAM è molto più lenta rispetto alla CPU. Di conseguenza la CPU rimane inattiva per parecchio tempo, quando si va a prendere un dato dalla memoria e lo si va a leggere o scrivere. Di conseguenza, questa memoria cache interna consente, memorizzando diciamo, i dati intesi come dati istruzioni più frequentemente utilizzati, permette di velocizzare l'accesso ai dati, poiché qui viene fatto un calcolo, naturalmente è un'ipotesi, quindi non si è sicuri al 100%, è molto probabile che quando si utilizza una certa istruzione, poi c'è un teorema che dice che se tu utilizzi una certa istruzione, un certo set di dati, è molto probabile che ci accederai e la utilizzerai ancora e quindi viene messa in cache. Se poi non è così, la cache periodicamente si rinfresca, fa un refresh, per cui vengono tolti i dati più vecchi e vengono rimemorizzati i dati più recenti. Poi abbiamo le periferiche. Le periferiche, tutto quello che sta fuori, che vediamo, più o meno, non è vero, perché il disco rigido non sta fuori, sta dentro il case, però è un elemento a parte, no? Non sta sulla scheda madre. All'interno del computer c'è una scheda, proprio una scheda, con tutta la circuiteria sulla quale si trovano sia la memoria centrale, sia la CPU, e poi a parte, anche se sta dentro il case, però non è sulla scheda madre, ma collegata alla scheda madre c'è il disco fisso, l'hard disk. E poi ci sono tutte le altre cose che conoscete, la tastiera e così via. Perché ci sono queste periferiche? Perché il computer deve comunicare col mondo esterno. Tornando al nostro esempio della somma di due numeri. Come faccio io a dire a un computer che A vale 1 e B vale 10? Devo avere un modo per inserire queste informazioni dentro il computer dal mondo esterno, quello degli esseri umani, non solo, perché anche una macchina può comunicare con un'altra macchina. Quindi
E questo lo si fa grazie alle periferiche di input e output. Quindi arriviamo a definire input e output. Molto semplice. Tutto ciò di cui il computer ha bisogno, in realtà il programma ha bisogno per fare una certa elaborazione, che viene inserito dall'esterno, dal mondo esterno, sia da un utente umano o da un'altra macchina o da un'altra applicazione, si chiama input, dato di input, ma più brevemente input, è l'operazione, appunto, l'immissione di input. Quindi, inserimento, immissione di dati. Posso scrivere così all'interno del calcolatore, anche se non è una giusta definizione, però è per farvi capire, metto i dati dentro al calcolatore. Perché insisto su questo perché spesso gli studenti si sbagliano, fanno confusione tra input e output, scusate le spalle. Poi, output invece, beh, se io faccio la somma di due numeri, poi voglio sapere questi due numeri. Quanto, cioè la somma quanto vale? Addiziono due numeri, voglio sapere qual è la somma, se no perché dovrei fare questa cosa? E allora c'è bisogno anche di una comunicazione dall'interno verso l'esterno, cioè l'output è invece la, come posso dire, produzione di dati verso, anzi più che produzione, comunicazione. I dati verso l'esterno. Dov'è questo esterno? Esterno. Esterno. Intendo utente umano oppure applicazione. Attualmente, difatti, non so se avete mai sentito parlare di IoT. Internet delle cose, Internet delle cose. Ecco, l'Internet delle cose nasce proprio con questo obiettivo di far comunicare tra di loro le macchine senza l'intervento dell'essere umano. Concetto di input e output, importantissimo da capire. Quando scrivo un programma ci sono sempre delle fasi di input e delle fasi di output attraverso le quali il programma acquisisce i dati su cui lavorare e poi li sputa fuori per farli vedere a chi li aveva richiesti. C'è poi un'altra cosa importante da osservare. Noi teniamo a mente, allora faccio 10 più 1. Nella mia mente viene fuori 11. Prima di dirlo a qualcuno, 11, cosa ho fatto senza accorgermene? L'ho memorizzato, perché se noi non avessimo la memoria, io già dopo aver fatto 10 più 1, 11, già non mi ricorderei più 11. Me lo ricordo perché ce l'ho in memoria e poi lo comunico. Questa operazione che noi facciamo in maniera istintiva, invece la macchina non la può fare in maniera istintiva. Quindi ogni volta che viene fatto un passo di elaborazione, per ogni passo di elaborazione, i risultati, siano essi appunto risultati di operazioni o quello che è, i risultati devono essere memorizzati nella memoria del computer. Quindi non basta solo far fare il calcolo, ma bisogna anche fare in modo, in maniera esplicita, andare a prima salvare il risultato e poi comunicarlo. Dove vengono salvati i dati? Primo caso. Primo caso è quello dei dati di un programma in esecuzione. Allora, la RAM, quella che è stata indicata nell'immagine con il termine RAM, che vuol dire Random Access Memory, memoria d'accesso casuale, che significa che l'accesso ai dati è indipendente dalla posizione in cui si trovano. Quindi
Quindi ogni dato è accessibile in un tempo costante, uguale per tutti, indipendentemente da dove è collocato. Allora, se io voglio ascoltare un brano su un'audiocassetta che si trova al fondo e la cassetta è posizionata all'inizio, sono costretta a scorrerla tutta e arrivare poi al brano che mi interessa. Questo tipo di accesso è fortemente dipendente dalla posizione, no? Del brano. Se il brano all'inizio lo ascolto subito, se no ci vuole un po' di tempo prima di poterlo ascoltare. Questo tipo di accesso si chiama accesso sequenziale. Sequenziale perché in sequenza devo proprio passare tutto un altro e arrivare al punto che mi interessa. Se avete un CD-ROM, un CD audio, invece questo accesso non è più sequenziale perché basta andare a prendere un pulsante per saltare al brano che mi interessa. È un accesso, diciamo, semi-casuale, perché non è proprio vero che la velocità di accesso è la stessa, indipendente totalmente dalla posizione. Però noi non ce ne accorgiamo, ci sono delle piccole variazioni. Quindi questa è la differenza tra un accesso casuale e un accesso sequenziale. La memoria RAM ha un accesso casuale, quindi in qualunque punto vada a leggere o scrivere, ci mette lo stesso tempo. Quindi se i dati sono i dati di un programma in esecuzione, questi vengono salvati sempre nella memoria centrale. Attenzione perché questa memoria, quindi faccio una precisazione, la RAM è volatile. Nel senso non è che vola, ma volatile significa che quando noi togliamo l'alimentazione, spegniamo il computer, tutto ciò che c'è in questa memoria si perde, sparisce. Quindi non mantiene i dati in assenza di elettricità, di alimentazione elettrica, ovviamente. Perché questo? Sempre senza entrare troppo nel tecnico, io poi spero che questo microfono registri quando mi giro, senza entrare troppo nel tecnico, la RAM è realizzata con degli elementi elettronici, dei componenti elettronici, questo tipo di RAM, con dei condensatori, che sono componenti che tendono a, cioè, si scaricano e vengono comunque alimentati attraverso l'energia elettrica. Quindi nel momento in cui non c'è più questa alimentazione, perdono completamente la loro carica. E il condensatore carico rappresenta il bit 1, quello scarico è il bit 0. Quando si toglie via la spina, vanno tutti a 0, quindi si perde ogni tipo di informazione. Ma questo avrete occasione di vederlo bene in sistemi e reti, quando arriverà l'insegnante di sistemi e reti vi farà poi tutta una bella spiegazione su queste cose. Ecco, il secondo caso quindi, la seconda risposta è quella invece di se i dati non sono i dati di un programma in esecuzione. I dati che non sono utilizzati da un programma in esecuzione possono, perché non è obbligatorio, possono essere memorizzati su memorie dette, cosiddette di massa. Quali sono le memorie di massa? Sono, esatto, l'hard disk del computer, che ne so, un pendrive, un CD. Bene, allora abbiamo capito che c'è un problema di memorizzazione di dati di input e output. Torniamo al nostro problema. Allora, se devo spiegare ad una macchina, perché più o meno è questo che devo fare, come fare la somma calcolare la somma di due numeri, devo essere molto più dettagliata, cioè devo scrivere per una macchina, devo diciamo progettare o scrivere, va bene lo stesso, un algoritmo ancora prima di scrivere il programma, prima di
scrivere il programma. In realtà, attenzione, un programmatore esperto questa cosa si mette lì e la scrive subito. Quando bisogna imparare a programmare, invece, ci vuole una sequenza di azioni che sono abbastanza rigorose. Nel rigore si impara a programmare. La programmazione è un'operazione fatta con ordine e rigore. Non si può essere, cioè bisogna avere la fantasia, la creatività, ma su alcune cose bisogna essere molto precisi. Anche imparare a scrivere in modo preciso se fate le cose a mano. So che sembrerà un'assurdità, ma vi assicuro che è così. Allora, la prima cosa da fare, abbiamo detto, è andare a dire alla macchina quanto ha. Attenzione. Però, qua alla tastiera c'è un essere umano, no? E come fa a sapere che deve inserire A? Quando deve inserire A? Mica lo sa, giusto? Non lo sa, il programma è in esecuzione e lo schermo è nero e l'utente aspetta che succeda qualcosa. Chi è che gli dice che deve inserire il valore di A? Il computer, il programma. Il programma. Allora, prima di acquisire il valore di A, l'input, bisogna dire all'utente cosa deve fare. Quindi la prima operazione da fare, in realtà, è un'operazione di output mediante la quale la macchina, il programma, per adesso uso termini così generici, va a dire all'utente: inserisci il valore di A. Non c'entra niente, punto interrogativo. Inserisci il valore di A. Perché se no l'utente sta lì e dice allora adesso cosa devo fare? Gli appare a video, perché l'output normalmente appare a video, inserisci il valore di A. Ah, ok, allora va a inserire il numero. Solo a questo punto possiamo andare a fare un'operazione di input, cioè l'utente inserisce il numero, input del valore di A. Poi dobbiamo ripetere queste due azioni, no? Di nuovo l'output con inserisci il valore di B e di nuovo l'input del valore di B. Bene. A questo punto l'utente non deve fare nulla più, ma la macchina fa la sua elaborazione. Quindi calcolo di A più B. Vedete, indipendentemente dal valore di A e B, comunque questo funziona, qualunque sia il valore di A e B. E poi assegnazione della somma del risultato alla variabile somma. La chiamo così, va bene? Le do questo nome. Potevo chiamarla anche tipo, non è importante. In realtà queste due operazioni, calcolo di A più B e assegnazione del risultato alla variabile somma, sono operazioni che vengono svolte insieme. Infine, output di somma del valore di somma. Quindi vado anche a scrivere qua che 5 e 6 sono svolte insieme le azioni 5 e 6 sono svolte insieme e si
chiamano assegnazione. Questo è un algoritmo, sequenza di passi che mi porta dai dati iniziali del problema, IB, al risultato finale, la somma. Questa sequenza di passi scritta in italiano va bene per se io lavoro con l'italiano. Supponiamo di scrivere un programma, che non è questo ovviamente, con un team costituito da persone che arrivano da diversi paesi dell'Europa, per esempio, e che non parlano l'italiano, ma si parla una lingua, magari l'inglese. Ma magari non la parlano tutti l'inglese, ognuno parla la sua lingua. Allora è evidente che rappresentare un algoritmo con questa lingua, l'italiano, o con un'altra lingua, non è proprio la cosa migliore. Anche perché quando è semplice così, è semplice capirlo. Quando inizia a essere più complicato, la gestione dei vari punti diventa un po' difficile poi da interpretare, cioè da gestire e da interpretare. Si è deciso a un certo punto di utilizzare un formalismo grafico. Il formalismo grafico è quello dei diagrammi di flusso, rappresentazione di algoritmi mediante diagrammi di flusso o anche detti flowchart. Quindi avete anche questi materiali qua. Questi sono i simboli, li voglio piazzare qua, i simboli che vengono utilizzati per comporre i diagrammi di flusso. Vedete, ci sono dei rettangoli all'interno dei quali mettiamo le istruzioni di elaborazione. Poi, parallelogrammi, quelli in giallo, dove mettiamo istruzioni di input e di output. Poi abbiamo dei rombi che contengono delle condizioni per le quali possiamo avere solo un risultato vero o falso, e quindi a seconda del risultato, vedete, si segue la freccia vero o la freccia falso. E poi i blocchi iniziali e finali, start, end, inizio, fine. Questi sono gli unici elementi che vengono utilizzati nei diagrammi di flusso. Poi ci sono magari anche altre cose sui libri connettori, ma a noi non servono. Questi sono più che sufficienti. Ora proverò, vi farò vedere come realizzare un diagramma di flusso per quei 5 step. 7 passaggi che abbiamo visto, che poi diventano 6 perché 5, il quinto e il sesto erano insieme. Ecco, qua trovate, vabbè, lavoreremo anche su questo. Faccio vedere un esempio di un diagramma di flusso che serve per calcolare l'area di un rettangolo. Vedete, la prima azione è l'output che chiede all'utente di inserire la base del rettangolo. Poi viene effettuata un'operazione di input perché la base inserita tramite la tastiera viene acquisita. La seconda operazione è quella di chiedere l'altezza e poi viene inserita l'altezza e acquisita in input. Poi viene fatta l'operazione di calcolo della base per l'altezza, quindi calcolo dell'area del rettangolo, e l'assegnazione di questo risultato alla variabile area. Infine viene prodotta in output la variabile area, cioè il suo valore. Ogni blocco, vedete, ha normalmente una freccia entrante e una uscente, ad eccezione del blocco di start, che ne ha solo una uscente, del blocco end, che ne ha solo una entrante. Qua non c'è il rombo, che vedremo in seguito, che invece ha una freccia entrante e due uscenti. Allora, inizio con. Poi nel video non si vedrà completamente tutto, ma non credo che sia importante, si intuisce. Start. Poi abbiamo detto subito un'operazione di output. Quindi la prima operazione era quella di chiedere di inserisci, adesso abbrevio, inserisci A. Poi input. Di A. Inserisci B e poi input di B. Ok? Poi
poi l'elaborazione. L'elaborazione va nel rettangolo con un'assegnazione. Quindi la variabile a cui, in cui andavo a mettere il risultato è somma, e a questa variabile metto una freccia, lo faccio col simbolo di minore e poi due uguali, somma, assomma, assegno A più B. Poi vedremo che a seconda del linguaggio di programmazione questa freccia può essere sostituita da altri simboli. Non si usa la freccia, insomma, si usa solo nei diagrammi di flusso, si usa l'uguale. Difatti poi noi abbandoneremo la freccia e useremo l'uguale. Infine l'output, quindi output della somma, scrivo il blocco finale, end. Adesso collego tutto con delle frecce. Allora, il programma ha quindi una impostazione come questa, main o potete chiamarlo come volete, public static void main, tutta questa roba ci deve esserci sempre. A questo punto, per dire all'utente di inserire A, scrivo system.out.println e tra virgolette, le frasi, le stringhe vanno sempre tra virgolette, inserisci A e poi termina con un punto e virgola. Tutte le, ingrandisco ancora di più, tutte le linee di istruzione terminano con un punto e virgola. Poi per acquisire l'input, ve lo scrivo ma non funzionerà perché non credo che sia in grado di riconoscere le classi di Java. Si va a scrivere questo, scanner console uguale new scanner system.in. Questa istruzione, detta in maniera semplificata, fa sì che la tastiera diventi console. Quindi console è la tastiera. Allora, per leggere il valore inserito dall'utente, devo dichiarare la variabile A e supponiamo che la variabile A sia un intero. Si scrive il tipo, il nome della variabile, poi uguale e si scrive console, quindi la tastiera, punto next è int, dice che la variabile A contiene numeri interi. E il tipo? Next int. Questo fa le prime due cose, output e input. Stessa cosa lo facciamo per B, quindi faccio un copia e incolla. Quindi inserisci B e console.nextint, ma qua devo mettere B. A questo punto calcolo la somma, però devo dichiarare la variabile, poi vi spiegherò nella prossima lezione cosa vuol dire dichiarare le variabili. Intanto devo, quando ogni volta che uso una nuova variabile, devo dire anche di che tipo è. Somma, siccome una somma di interi, sarà di nuovo intera. Int, somma, uguale, questa è l'assegnazione, quella che nel diagramma è una freccia, uguale a più b. Osservate che ci sono gli spazi tra gli operatori, non è obbligatorio, però è una buona regola di scrittura di codice. Alla fine devo fare semplicemente un'operazione di output e system.out.println, qua posso andare a scrivere anche una frase di accompagnamento, somma, la somma è, così non vi confondete, la somma è, e poi metto un più qua. Questo più non è addizione, ma è concatenazione di stringhe. Va bene, poi tutte queste cose dovrò spiegarvele e dovete sperimentare. Però vi faccio subito osservare che ci sono delle parole in rosso che hanno iniziale maiuscola, string system, anche scanner che non è in rosso perché non viene riconosciuto da questo compilatore perché appunto è una libreria esterna. Queste sono classi Java. Poi, vedete che è
necessario utilizzare delle parole chiave come per esempio int per dichiarare il tipo delle variabili. Int A significa che A potrà solo assumere valori interi e non altri tipi di valori. Attenzione perché non tutti i linguaggi di programmazione richiedono la dichiarazione di tipo, perché i linguaggi, per esempio, per il web come JavaScript o altri nelle versioni più vecchie non richiedono la dichiarazione di tipo. No, allora, la domanda che mi è stata posta è: ci saranno delle librerie che vanno meglio per fare una cosa e altre che vanno bene per fare altre cose? Io ho parlato di librerie perché è un termine più comprensibile dagli studenti. In realtà il linguaggio Java è costituito da migliaia di classi, dove ogni classe è un insieme di struttura e di dati e operazioni che si possono fare su quei dati. È naturale che ogni classe è scritta per alcuni scopi specifici, quindi è ovvio che se devo fare determinate operazioni userò un certo insieme di classi, tant'è vero che sono raggruppati in package proprio anche in base al loro scopo. Per esempio ci sono i package che contengono le classi per realizzare le interfacce grafiche, i package che servono per input output, gli stack che servono per fare le operazioni in rete. Questa Java, allora Java, C++, C Sharp, JavaScript, PHP e poi non me ne vengono in mente altri e anche TypeScript, sono tutti linguaggi C-like, ossia hanno tutti la stessa sintassi, quindi imparato uno, conosciamo la sintassi di tutti gli altri, in più hanno proprio anche le stesse istruzioni di base. L'unica cosa che cambia, appunto, sono le librerie, quindi anche tutte quelle istruzioni che servono per l'input output, che richiede sempre l'uso di librerie, che in questo caso si chiamano classi.